questo può considerarsi soft porn. Buongiorno, io vorrei fare video, però il sonno è sempre poco, il cibo è poco, quindi già non sono una cima di mio, il cervello non funziona benissimo in queste condizioni, quindi forse è preferibile che io non registri nulla, ma chi lo so, magari mi prende il matto e sentirete delle chiacchiere deliranti, più deliranti del solito, più sconclusionate del solito, con quei pochi neuroni che mi sono rimasti a disposizione, con quel poco glucosio. Che appunto non basta per fare delle osservazioni lucide, cerebralmente lucide. Audrey, sempre con noi. Io volevo fare un video della camera, cioè della casa, perché è bellissima, però essendo l'ultimo giorno le condizioni sono alquanto pessime. Ciao Daniele. Ciao. Quindi forse è meglio evitare. Però qui c'è il ceppo della signora Ceppo di Twin Peaks, poi bei bagni, e c'è un Luca dormiente, il mio letto sfatto, distrutto, e niente, poi qui, no, non voglio aprire per farvi vedere il balcone. Così facciamo il giro lungo. E niente, poi qui c'è il balcone, che non è male perché dà direttamente sulla spiaggia. E quindi adesso ci andiamo a fare un bel tuffetto cercando di resumare Luca. Eccoci qui da Gallipoli, mi è venuta l'ispirazione per questo video molto veloce perché insomma le serate in discoteca qui mi hanno rievocato nella mente il capolavoro dell'89 di David Lynch, Cuore selvaggio, come avrete potuto vedere dal titolo. Sì, mi sono sentito un po' Nicolas Cage in queste serate salentine. Purtroppo non ho contributi video, qualcuno avrà visto delle Instant Story tra le mie, quelle di Mr. Flame, insomma c'erano anche altri ragazzi, per chi insomma li conosce qui su YouTube, anche Simone Santoro, Billy Foster, oltre a miei amici. E quindi ci siamo dati abbastanza la pazza gioia. Niente, quindi dicevamo, 1989, per l'appunto David Lynch, Cuore selvaggio, un pulp, potremmo dire pre-tarantiniano quasi, visto che Le Iene è del 92, e già questo capolavoro di Lynch dava un fortissimo colpo a quello che era il panorama del cinema in tal senso, perché utilizzando per l'appunto il genere pulp, che è contraddistinto da un certo, diciamo, torpiloquio verbale, da una certa violenza, da una esplicitazione della sessualità, e anche a certi tratti, diciamo, fumettistici, quindi uccisioni abbastanza calcate come per l'appunto Tarantino, scene ai limiti del surrealismo quasi, e personaggi decisamente grotteschi come quello magnifico di William Dafoe. Niente, che dire, volevo semplicemente parlarvene perché è uno dei miei film preferiti. È una storia d'amore, una bellissima storia d'amore tra due anime libere, per l'appunto selvagge. Questo amore che supera qualsiasi avversità, per l'appunto qui metaforicamente espressa con dei villain decisamente grotteschi, come la mamma, che è quasi una strega cattiva, oppure questi, diciamo, gangster, queste persone veramente fuori da ogni logica normale, che vogliono mettersi tra il loro amore. Diciamo, questo matrimonio non sa da fare, direbbe qualcuno. E appunto
Innanzitutto è incredibile Nicolas Cage, secondo me è la sua miglior prova in assoluto, quando balla in quella pista e guarda lui, no? Con la sigaretta così, è qualcosa veramente di epico. Se qualcuno di voi veramente non l'ha visto, lo faccia immediatamente, perché è un film che quando lo vidi la prima volta mi lasciò un po' perplesso, poi più passa il tempo, più passano gli anni, più lo trovo pregno, più veramente mi dà la sensazione di come l'amore di questi due corpi giovani, potenti, vitali, anche trasgressivi, ma genuini nel loro anche essere superficiali nei confronti della vita, superficiali nei confronti delle avversità che indubbiamente ci sono, ma a loro non interessa questo, non interessa perché sono felici, si bastano semplicemente. E quindi che cos'è? È un Cuore selvaggio, è un grande film d'amore disegnato con uno stile completamente avulso da quella che è una normale storia sentimentale, per l'appunto con il pulp. È bella anche questa opera nella filmografia di David Lynch, perché dimostra come questo geniale, immenso regista sia a suo agio con praticamente tutti i generi. Quindi abbiamo visto il biopic con The Elephant Man, grandioso film, diciamo appunto sulla figura di John Merrick, ispirato poi, non so se il reale personaggio storico che aveva queste malformità si chiamava veramente John Merrick o no, questo non me lo ricordo, però per l'appunto è un biopic abbastanza classico, e già era un mezzo capolavoro anche quello, seppure un pochettino diciamo imposto tra virgolette, nel senso che era un film che doveva seguire la normale linearità di un biopic hollywoodiano fondamentalmente, quindi era un film anche su commissione. Dune, quindi film di fantascienza, Twin Peaks, quindi la serie TV diciamo con incursioni fantasy. Poi c'è stato tutto l'arco della non narrazione, diciamo così, o della narrazione che non può definirsi altro che linciana, per l'appunto, quindi appunto Strade perdute, Velluto blu, tutti derivativi dal noir, però spostati con questa ottica della non narrazione linciana. E poi c'è stato anche, diciamo, il corrispettivo a questa, diciamo, non narrazione linciana, che è per l'appunto una storia vera, che poi il titolo originale è A Straight Story, e quindi è anche più indicativo, perché è una storia lineare, quindi è la perfetta antitesi della non linearità di narrazione che troviamo in, diciamo, Velluto blu un po' meno, ma già da Strade perdute, Mulholland Drive e poi Land Empire. E ho parlato anche approfonditamente di Twin Peaks 3 sul canale, quindi trovate il video, ve lo metto qui. E niente, quindi insomma, era soltanto un consiglio, così, per dire due parole appunto che mi sono venute in mente in queste giornate qui di divertimento e di cazzeggio. Avrei voluto fare un vlog fondamentalmente di qui, di questa vacanzetta a Gallipoli, però non so quanti di voi avrebbero gradito. Mister Marra, dove sei? Tagliate culo, morra! Sam Soravic! Meglio il culo tuo, morra! E niente, quindi chi non l'ha visto rimedia assolutamente, perché per quanto mi riguarda è un capolavoro, è uno dei miei film preferiti e davvero mi fa ancora più rabbia vedere un grande attore quale era Nicolas Cage adesso prestarsi a questi ruoli orribili. Se non sbaglio ho preso parte a un film di Sion Sono, se non sbaglio, quindi vediamo come questo grande regista utilizzerà il mio amato Nicolas Cage, speriamo dandogli insomma un ruolo che possa un pochettino risollevarlo da questa sua diciamo totale degradazione attoriale, ma come sappiamo ha avuto dei gravissimi problemi economici, se non sbaglio per un certo periodo ha anche vissuto in una camera d'albergo, quindi
quando sei costretto a fare film per i soldi, per campare, credo che ti vendi e ti svendi un pochettino, e anche la tua bravura, la tua voglia di recitare viene anche meno. C'è anche da dire che comunque Nicolas Cage, quando era all'apice, era intanto urla devastanti, e dicevo, quando Cage era all'apice e ci ha regalato quei bellissimi ruoli, era anche diretto dai più grandi registi al mondo, no? Coppola e suo zio, Scorsese, John Woo con Face Off, bellissimo anche quello, i fratelli Coen con Arizona Junior, cioè insomma, quando sei diretto da sta gente penso che anche io reciterei bene. Bello anche The Family Man, però insomma c'ha un ghigno che mi sta simpatico, e quindi io spero veramente che Cage possa tornare un pochettino a farmi emozionare come ha fatto in questo grandissimo capolavoro di David Lynch, Cuore Selvaggio. E niente, un saluto qui da Gallipoli, ci vediamo poi quando torno a Roma. Sono a pezzi, però sono contento perché ho comprato questa canotta che mi piace particolarmente perché sembra una vagina.